Vergognoso mercimonio per i punteggi sui titoli nelle graduatorie di istituto. La denuncia porta la firma della Gilda degli insegnanti, che tuona contro alcuni corsi online a pagamento con cui è possibile ottenere punti. È un metodo inaccettabile, afferma la Gilda, citando l'esempio di una certificazione che dà diritto a 3 punti in graduatoria e che è possibile conseguire pagando 60 euro, di cui soltanto 10 per il corso online e sostenendo un semplice esame nell'arco di pochi giorni. Arrivano le pagelle per dirigenti scolastici e docenti. Sul merito e valutazione interviene la Commissione europea, che in una delle raccomandazioni sul programma di riforma 2014 afferma che è necessario compiere sforzi per migliorare la qualità dell'insegnamento e la dotazione di capitale umano a tutti i livelli di istruzione. Scuola-lavoro, via all'apprendimento in azienda per gli allievi delle superiori. Il MIUR e i Dicasteri del Lavoro e dell'Economia hanno firmato un decreto interministeriale con cui si stabilisce che dal prossimo anno scolastico, in via sperimentale, gli studenti del quarto e quinto anno svolgeranno un'esperienza di lavoro e formazione in azienda. L'apprendistato sarà riconosciuto come credito per l'esame di maturità. Ultima campanella all'insegna della solidarietà nelle scuole di Ravenna. Gli assessori all'istruzione e al volontariato hanno lanciato un appello alle famiglie degli alunni affinché donino grembiuli e zainetti usati agli studenti con difficoltà economiche che si siederanno sui banchi l'anno prossimo. Con l'invito rivolto dal Comune si conclude la prima edizione della campagna di solidarietà Tutti i bimbi vanno a scuola. Da settembre controlli più serrati contro il fenomeno dei diplomifici. Il giro di vite è stato annunciato dal ministro della Pubblica Istruzione, Stefania Giannini, rispondendo a un question time alla Camera. La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza a carico di un docente che aveva assegnato un 3 a un alunno, riportando però il voto soltanto sul registro personale tenuto a casa e non in quello ufficiale.